La Samp si allena sotto la pioggia di Bogliasco, proseguendo la preparazione alla partita di domenica contro il Siena. Resta una parte a Card, Del Vecchio e Palombo, che vengono dichiarati indisponibili per l'incontro coi toscani di Giampaolo, a causa dei rispettivi guai fisici. Le condizioni dei tre calciatori, valutate attentamente in settimana dallo staff medico blucerchiato, non sono migliorate e non permettono a Walter Mazzari di puntare su di loro per dopodomani. Di Accardi si sapeva, su Palombo e Del Vecchio invece l'ambiente nutriva qualche speranza in più, purtroppo smentita dai fatti. È lo stesso Walter Mazzari ad illustrare la situazione infortunati nella conferenza stampa di oggi. Palombo non è recuperabile, Del Vecchio non è recuperabile, mi sembra sono i due che sono usciti, no? Padalino sta recuperando, non so se se sarà, ora ci sono ancora oggi e domani come sempre, ve lo dico sempre perché quando uno rientra da un infortunio, non ci scordiamo che Padalino mi è uscito dopo non so quanto, non mi ricordo i minuti, ma con la Lazio, quando esce un giocatore al campo in una partita dopo pochi minuti, deve essere una cosa seria, no? Quindi con le dovute cautele sono stati bravi i dottori a rimetterlo già. Sembra in pista, però ci vado con piedi di piombo e voglio capire anche se si rischia qualcosa a impiegarlo. Insomma, vediamo di recuperarlo. Poi che giochi o venga in panchina, si valuterà insieme a lui, al dottore. Insomma, sono valutazioni soprattutto mie. Il tecnico della Samp parla anche di Ugo Armando Campagnaro, clinicamente guarito dal guaio al polpaccio rimediato nella gara di campionato contro l'Udinese, ma ancora non al 100%. Viste le parecchie ricadute sofferte dall'argentino nella sua travagliata esperienza alla Sampdoria, i medici decidono di non forzare il rientro, come proprio Mazzarri a spiegare. È uno di quei giocatori che voi sapete la storia di Campagnaro, che ora io voglio andarci con piedi di piombo, perché deve, prima di essere convocato, essere impiegato, siccome la storia è troppo lunga e si ripete da troppo tempo, deve recuperare intanto una condizione atletica di un certo tipo, perché poi possa essere anche utile alla causa. Quindi deve dimagrire, deve fare degli allenamenti specifici sulla resistenza, soprattutto lo devo vedere nelle partitine, quando si fa gli allenamenti, e dopo un po', quando lo vedo che non per uno o due allenamenti fa le cose che fanno tutti, ma un po' di più di tempo, valuterò se è il caso di riconvocarlo. Qualche sforzo in più invece si farà per Raggi, andato KO durante la trasferta di San Siro in casa dell'Inter. Mentre non ci sono certezze sull'impiego dei nuovi arrivati Ferri e Da Costa, sebbene l'allenatore della Samp valuti con opinione positiva il loro graduale inserimento. Ero contento per questi due ragazzi, perché per come intendo io, per l'inserimento appunto di giocatori nuovi, voi sapete, in un reparto per me il più importante della squadra, che è la difesa, dove bisogna, ci sono dei codici precisi per dire uno va in anticipo, deve sapere quando è il momento e deve andare in anticipo perché c'è quello che copre il lungo, insomma una serie di meccanismi, e volevo lavorarci molto di più di quello che ci ho lavorato per far capire qual è l'organizzazione della nostra fase difensiva per loro difensori, e quindi sono un po' in ritardo. Poi ho fatto test atletici, sono due giocatori che era tanto che probabilmente non hanno mai giocato nemmeno in campionato quest'anno, non so, Ferri all'inizio, ma non è qui è tanto che fa solo allenamenti, non era con la squadra, ha fatto i test e sono un pochino indietro, devono recuperare una condizione fisica accettabile per poter essere impiegati. Se Dio vuole abbiamo ancora la prossima settimana tipo, quindi loro saranno convocati ma per un eventuale part time. Il mister parla poi del Siena, di un impegno diventato di colpo fondamentale nell'economia di una classifica certamente non esaltante, soprattutto dopo il pari di Verona che ha lasciato l'amaro in bocca a squadra e tifosi. Sono talmente abituato a giocare ogni tre giorni che ora che volevo giocare ogni tre giorni, perché probabilmente è diventato il mio modo di fare, no? Finisce una partita, ne devo subito preparare un'altra nel giro di pochissimi allenamenti, e l'unica volta che volevo rigiocare subito dopo la partita col Chievo e mi tocca aspettare una settimana, perché sono ancora arrabbiato e così deluso un pochinino, e non mi è ancora passata la rabbia di non aver vinto a Chievo, perché questa era una di quelle partite che bastava poco per fare nostra l'intera posta in palio, no? Poi se penso un pochino più a lungo e mi ricordo i colori del Chievo, mi ricordo che all'andata è stata la stessa partita, secondo me giocata soprattutto nel primo tempo a Verona col Chievo e in casa, penso complessivamente, da un punto di vista della prestazione, abbiamo fatto una grande partita, soprattutto se si vuole arrivare alla fine, come ho detto prima, il primo tempo col Chievo era una partita che mi ricordava quella che vincemmo a Empoli,
abbiamo dominato, non abbiamo concesso nulla e siamo stati leziosi e leggerini a non voler far gol, non volere, a non cercare il gol con quella giusta cattiveria sportiva che ci vuole, no? Sembravamo leziosi, ci specchiavamo, si è giocato bene bene secondo me e se è finito il primo tempo eravamo ancora 0-0 e questa fa rabbia, mentre per dire l'anno scorso a Empoli una partita più o meno fatta in quel modo, il primo tempo andammo negli spogliatoi con 2-0 all'attivo, è lì che io devo, e ho già parlato con ragazzi, che bisogna ragionare molto e capire alcune cose. Infine, le ottime parole del tecnico su Marilungo e Mustacchio, recentemente elogiati anche da Beppe Marotta, ed una precisazione riguardo le voci che vorrebbero Mazzari già d'accordo con la Lazio per la prossima stagione. Ma questi ragazzi, sia Mustacchio e Marilungo, quella parte di partita in cui sono stati chiamati, hanno dimostrato di essere all'altezza, sono molto contento di loro. E saranno, ora devo verificare, non voglio essere inesatto, ma saranno in panchina minimo anche domenica e saranno pronti a essere utilizzati come tutti gli altri che saranno convocati, quindi non lo so, non sono in grado di dirlo, però sappiate che questi due ragazzi sono molto positivi e mi piacciono molto proprio da tutti i punti di vista, dal punto di vista tecnico-tattico e anche come ragazzi, perché io guardo molto l'uomo, soprattutto quando un giocatore è giovane. Allora io ci tengo a dire che ho un contratto che mi lega alla Sampdoria fino al giugno del 2010 e non intendo rincorrere tutte le voci che ogni giorno escono dagli organi di informazione. Il mio unico pensiero è alla gara con il Siena, se si parla di oggi, e al Tour de Force che dovremo affrontare da qui alla sosta di fine marzo. Punto. Io e i ragazzi e la società siamo tutti fortemente impegnati a raccogliere i migliori risultati nelle tre competizioni che stiamo ancora affrontando. Sampdoria-Siena in programma domenica alle ore 15 a Marassi sarà diretta da Girardi di San Donà del Piave. Il Fischietto Veneto non ha mai incrociato la Samp quest'anno. Intanto la società festeggia il pokerissimo di convocazioni fra nazionali maggiori ed Under 21. Si comincia dai due svizzeri, Padalino e Ziegler, chiamati dal CT Rosso Crociato, Otmar Hitzfeld, per la gara di mercoledì prossimo contro la Bulgaria. Da anni perno della selezione lituana, invece, Marius Stankevičius, convocato dal tecnico Moutinho, per il match di mercoledì in casa di Andorra. Per quanto riguarda l'Italia, invece, la Samp invia gli azzurri Under 21 De Sena e Poli per l'incontro con la Svezia, fissato mercoledì a Trieste. Chiudiamo con la composizione dei gironi del torneo di Viareggio, che da lunedì vedrà protagonista la primavera blucerchiata. La squadra di Fulvio Pea è stata inserita nel gruppo 4 insieme a Paktakor, Bologna e Rimini. Gara d'esordio proprio lunedì alla Sciorba contro gli Uzbeki, secondo match col Bologna, è in programma mercoledì 11 a Viareggio, mentre la terza ed ultima sfida si giocherà venerdì 13 di nuovo alla Sciorba al cospetto del Rimini. Si qualificano al turno successivo le prime classificate dei 10 gironi più le 3 migliori seconde dei raggruppamenti dall'1 al 5 e dal 6 al 10, per un totale dunque di 16 squadre che si sfideranno poi negli ottavi. Ottavi in partenza martedì 17 febbraio, mentre la finale si disputerà lunedì 23 allo storico stadio dei Pini di Viareggio.